sono Franco Pavese e la mia storia con gli anarchici inizia a Savona. A Savona, per la metà degli anni 60, mi allontano dalla Federazione Giovanile Comunista e mi avvicino ai cappelloni, i cosiddetti PIT cappelloni, che in città si riunivano nella piazza della Fortezza Priamar. Allora dicevo, mi avvicino ai cappelloni che sono sempre riuniti in una piazza della Fortezza Priamar. Chi erano questi cappelloni? Erano soprattutto Provo, Vitte Provo, che erano assolutamente anti-autoritari, contrari alla famiglia tradizionale, poi rivendicavano la libertà sessuale e intervenivano nelle manifestazioni antimilitariste. Molti di loro non erano propensi anche a fare l'obiezione di coscienza. C'era un bel gruppo di militanti che in formazione, insomma. Quando frequento questi ragazzi, trovo anche dei pseudo compagni che si dichiarano anarchici, non sanno nulla dell'anarchia, però allora viene la curiosità a tutti di chiedersi prima gli anarchici chi sono. A Savona in effetti c'era un vecchio compagno, Umberto Marzocchi, che praticamente aveva fatto la guerra in Spagna, che poi era rientrato a Savona come sindacalista, eccetera, si era fatto avere una bacheca, era riuscito ad avere una bacheca nel viale della città, in centro, dove esponeva Umanità Nuova. Questo giornalino, che nel giornale nessuno lo conosceva, allora per dall'indirizzo riusciamo a prendere contatti con Umberto Marzocchi, che praticamente ci dà degli indirizzi per poter avvicinarci al mondo anarchico in Italia. Uno di questi indirizzi è quello di Milano, di Viale Murillo, perché fosse allora. Poi dopo ci dà anche degli indirizzi per avere del materiale sugli anarchici. Questo materiale che arriva da un editore di Ragusa, Franco Leggio, praticamente Franco Leggio ci spedisce gratuitamente una miriade di opuscoletti con l'Aranteo, con la rivolta, che sono opuscoletti proprio antimilitaristi, anticlericali, proprio quello che volevamo noi come gruppetto che si era messo in moto. Tramite questi opuscoletti si avvicinano poi a noi altri compagni. Questi praticamente si dice che bisogna andare a Milano. Io parto perché vado a Milano e cosa succede? Che essendo figlio io di un ferroviere ho la possibilità di utilizzare i viaggi gratis con i bigliettini del treno, che poi tra l'altro ne ho utilizzati anche altri che erano una curiosità, che erano quelli della mia sorella. Comunque allora andava bene tutto, si andava, si tornava. Quando vado a Milano trovo finalmente dei compagni che mi danno dei materiali sugli anarchici, chi sono gli anarchici, poi una serie di volantini che stampavano loro. In quel frangente lì, che è la prima volta che vado, incontro anche Pino Pinelli. Pino Pinelli con il quale prendiamo contatti, e prendo contatti e gli dico che io sarei anche disposto a andare due volte al mese su e giù da Savona a Milano per andare a prendere materiale, perché era quello che mancava, materiale per propagandare, per dire chi sono gli anarchici, perché allora nessuno li vedeva come terroristi oppure quelli che hanno messo le bombe al teatro Diana, eccetera. Questo succede che Pinelli si mette a disposizione con me per due volte al mese di incontrarmi e praticamente mi viene a prendere alla stazione, mi pare, Porta Garibaldi, perché lavorava anche in quel settore lì
della stazione ferroviaria e viene a prendere col motorino. E tutti e due a piedi mi porta a casa sua. Incredibile, ma vero, mi fa da mangiare lui per quella giornata che ci siamo lì. Poi ritorniamo al circolo, mi dà una serie di ciclostilati sui provo, sui bit e soprattutto sul materiale che loro stampavano, eccetera, sugli anarchici, e per ben 2 o 3 mesi io continuo a fare questa scuola e ogni volta il Pino mi viene a prendere e mi porta a te, uno dice ma dai, e sì, adesso era proprio così, mi viene a prendere con sto motorino a piedi tutti e due, lui col suo motorino ci andiamo a casa sua, lui fa da mangiare, quando l'ho detto alla Licia dice quasi sei risaputa, io non dice no, io non avevo mica tempo, no, ma io voglio dire che era lui che si metteva sui fornelli, le prime volte mi faceva le lenticchie anche, che ricordo un piatto che per me ligure, piemontese non conoscevo nemmeno, e quando finiamo il tutto mi riporta lui alla stazione. Allora, detto ciò, comunque è un'esperienza che io a un certo punto diventiamo quasi un come si dice una cosa un gruppo milanese che opera in Liguria perché mi danno tutto il materiale che hanno loro, però a un certo punto diciamo dobbiamo organizzarci anche tra di noi a Savona intanto il gruppo si allarga molto con questo materiale, andiamo anche nelle fabbriche occupate eccetera, con questo materiale che porto io il gruppo si allarga moltissimo e arrivano una serie di studenti anche che prima non c'erano, uno di questi mi piace nominarlo perché è Gianni Ferraro che era un figlio della borghesia che grazie a lui siamo riusciti a formare, a comprare, a affittare un circolo anarchico dove siamo riusciti poi a fare iniziative, conferenze, eccetera. E diciamo che la nuova generazione che si mette in moto lì è una generazione di ragazzi che prendono un po' le distanze dai vecchi. Lì c'era questo Umberto Marzocchi che era una figura bellissima e che tutti ne avevano sentito parlare, che però erano era già della FAI, della federazione. Noi decidiamo invece come gruppetto di aderire ai giovani di Milano, ai GAF, che siamo uno dei primi gruppi dell'Italia perché i GAF avevano 2 o 3 gruppetti lì nel milanese e nel bresciano, ma non era ancora molto diffuso l'organizzazione dei GAF allora. Noi come GAF riusciamo a entrare in contatto anche con gruppi anarchici che non erano dei GAF. Cosa succede però? Che nel 1966 la Gioventù Libertaria di Milano indice una conferenza europea della gioventù anarchica. Che noi come GAF partecipiamo a questa conferenza. E qui succede un'esplosione per noi, perché arrivano tutti i gruppi francesi, i GAF, i LUCAC, Unione Giovani Comunisti Francesi, poi arriva Noire Rouge, poi arrivano quelli della file spagnoli, poi arrivano i BCDA, c'era anche Materialismo e Libertà di Milano, che la Corrado e la Vinci Leone, eccetera. Poi prendiamo, quindi è un'esplosione per noi perché prendiamo contatti con una serie smisurata di compagni europei, tutti. Quello che più di altro per noi era quasi impossibile, in quella situazione lì finalmente diventa realistico. Cioè, per esempio, i Provode sentivamo parlare, eccetera, ma lì finalmente arrivano i Provode da Amsterdam, i Provode dall'Olanda, dal Belgio, ci sono compagni. In quell'occasione lì si fa poi bellissimo perché mi ricordo con Franco Leggio e con Pirelli praticamente si organizza con i compagni, poi anche altri, si organizza una manifestazione decidendo di portare una garrote al sagrato del Duomo per protestare contro il franchismo e che la Chiesa
praticamente dice, supportava, e in quell'occasione lì c'è una manifestazione che mette in agitazione anche tutti gli altri gruppetti che c'erano lì a Milano, e facciamo una manifestazione bellissima dove c'erano questi ragazzi vestiti di bianco che erano i Provò, che praticamente era il periodo di Natale, nella piazza c'erano gli alberi addobbati, nessuno forse lo dice, addobbati per le festività, e lì c'è praticamente sti Provò che erano un gruppo provocatorio in un certo senso, sì, con questi vestiti di bianco danzano insieme a noi intorno a questi alberi di Natale, le palline vengono prese e buttate uno contro l'altro, quindi c'è un po' di come si può dire, di happening di quel tipo. I primi happening che venivano fatti in Italia li facciamo noi lì in quella piazza, in piazza di Milano. Resta, quando dopo questa conferenza, allora succede che in questi gruppi che sono venuti avanti, noi per 3 anni comunque fino alla strage, per 3 anni io sono riuscito poi a tenere contatti con tutti. Tutti mi hanno, questi qua, Danuare Rouge, ICO, Informazione Corrispondenza Unire, mi hanno praticamente mandato tutti i loro documenti, tutti i loro bollettini che facevano. Una cosa incredibile, dove noi siamo venuti a conoscenza di un movimento che non sapevamo che esistesse neppure. Quando praticamente noi siamo lì, veniamo praticamente a conoscenza che c'è la Federazione Giovanile Anarchica Italiana che è presente con gruppi in varie cittadine d'Italia. E allora decidiamo, come gruppo di Savona, di staccarci dai GAF e andare con la FAGI, con questi gruppi. E lì effettivamente, perché molti di quel gruppo che Savona si era formato già incominciavano a avere tendenze diverse, chi era più per l'anarcocomunismo, più chi era più per organizzarsi in un certo modo, chi invece non voleva l'organizzazione, e quando siamo praticamente entrati nella FAGI siamo diventati uno dei gruppi, quello di Savona, uno dei gruppi più attivi che c'era in Italia. Non solo per quantità di compagni, ma anche perché praticamente c'erano dei compagni che elaboravano anche delle loro idee, quindi si portavano avanti con praticamente studi sui consigliari, studi sui situazionisti che venivano, perché dopo il 68 c'è stato praticamente tutto il movimento che è stato coinvolto in un modo o nell'altro, personaggi che noi non sapevamo, che ritenevamo comunisti classici, sono venuti avanti praticamente contestando il marxismo e facendo una specie di unione tra i libertari e i comunisti. Sono venuti avanti dei gruppi cosiddetti luddisti, consigliari, eccetera. Quel problema ha posto un problema non indifferente, perché a parte il linguaggio che veniva modificato, andava contro a una serie di militanti che erano stati perfetti dal punto di vista dell'antifascismo, eccetera, ma che però erano fermi assolutamente su posizioni di presenza dell'idea, come si può dire, no, se tu non erano per fare delle iniziative pratiche, e mentre il movimento spingeva per fare iniziative pratiche, eccetera. Lì c'è stato quindi una situazione di contrasto con i vecchi militanti della FAI, che a lungo andare, poi col senno del poi, già la ce ne eravamo accorti noi, che anche tra i gruppi della Federazione Giovanile, a cui, come dicevo prima, io ho partecipato attivamente, già tra di noi c'erano troppe tendenze che non riuscivano più a stare insieme. Però dopo un congresso che c'è stato a Carrara, sempre a Carrara mi pare nel 67, sì, l'ho segnato perché
congresso della Feyenoord del 69, poi ci sono le bombe dopo. Nel 69 c'è una rottura con la vecchia FAI e questi giovani, poi vengono tacitati di situazionisti, eccetera. No, no, io ricordo per esempio i compagni dei gruppi, i cinque anarchici di Cosenza e Reggio Calabria, non erano situazionisti, c'era Lo Celso che a me continuamente mi mandava la rivista francese dell'itinerario situazionista, la traduceva e mi diceva tu traduci questo, che io traduco quell'altro, perché eravamo interessati a questi nuovi movimenti che c'erano, però non erano assolutamente situazionisti, non eravamo assolutamente situazionisti. C'erano gruppi luddisti, per esempio erano sorti dei gruppi di cui nessuno ne parla, ma c'era tre gruppi, uno a Milano della Comune con Gio Fallisi, Cesarano, Pinchi, che poi questo Pinchi si è dissolto, ma era uno dei migliori che c'era allora tra i compagni, già Roberto Gallieri detto Pinchi, poi c'erano, quindi a Milano c'era il gruppo La Comune, a Genova c'era l'UD, poi a Cheronte, a Torino, facevano delle riviste che erano consigliari, ma c'erano anche in mezzo compagni anarchici, che non gliene fregava granché di dichiararsi suddisti, era importante andare su posizioni nuove dell'anarchismo. Quindi quella che è finita poi come una segnalata, una, diciamo, è stata, la FAGI si dice è stata sciolta, la Federazione Giovanile è stata sciolta dalla FAI, non è vero, c'erano già i compagni che erano in disaccordo, avevano già capito che bisognava comunque sciogliere un ammasso di gruppi che si autonominavano, si dissolvevano, era con il gruppo, per esempio, con poi c'è stato la strage di Stato che ha bloccato completamente, ma il fermento dei vari gruppi giovanili era già in atto per sciogliere questo gruppetto che non aveva più una coerenza. Quindi voglio dire che sulla nostra generazione viene poi detto che questa federazione giovanile è stata sciolta dai vecchi militanti della FAI. No, io sono d'accordo con quello che ha detto il mio compagno Coari, Aniro Coari, che era uno della federazione giovanile, che noi eravamo già in una fase che dovevamo comunque sciogliere questi gruppi che avevano dentro di loro già tendenze troppo diverse. Quindi non potevano più coordinarsi più in un modo o nell'altro, c'erano appunto, come ho detto, con il discorso poi della strage di Stato, purtroppo ci ha fregato completamente, perché da allora tutti si sono fermati e c'era paura di provocazioni, e soprattutto non parliamo poi nei settori che non erano ufficiali della federazione, che veniva avanti e parlava in un certo modo, sembrava che fosse un provocatore. Quindi la mia storia finisce poi lì, finisce dopo la strage, anche se poi continuo a frequentare i compagni anarchici di Imola, io mi sposto a Bologna, eccetera, restando sempre insieme a tutti i compagni che avevo conosciuto, però come militanza oramai io finisco in un silenzio che è solo solidale, eccetera, ma per il resto non, la mia militanza finisce dopo la strage di Stato. Ecco, questo è quanto volevo dire io. Il gruppo di Savona è l'unico che nel periodo del 68, in tre compagni, tra cui Pinchi, il sottoscritto e Gianni Ferraro, partono e vanno a Parigi, però vanno in Francia per prendere contatti con i situazionisti, per capire che cosa erano questi situazionisti, come si muovevano. Il fatto è successo però che c'è stato lì a noi eravamo arrivati a Lione i manifestanti avevano ucciso un poliziotto, c'è stata fatta poi una specie di retata e siamo stati costretti a andarci a nascondere perché portavano via tutti, ma noi siamo riusciti, gli unici che siamo riusciti a fare un contatto con questi situazionisti
italiani siamo noi, che siamo andati fino abbiamo preso contatti e poi da allora ci hanno mandato la loro rivista internazionale situazionista, che io ancora da qualche parte ho, perché poi qui vedo che ultimamente sono stati ritradotti e riproposti i volumi completi. Ho visto che non so chi è che ha fatto anche tutto per quanto riguarda chi è che li stampa, mi pare Petti Nautilus, forse Nautilus eccetera. Quindi volevo dire che noi come gruppo eravamo superiori e attivamente impegnati su conoscere tutte le realtà che c'erano in quel momento in Europa. Per quanto riguarda invece gli altri gruppi che sono rimasti, perché non c'era Paolo Lafagi, c'erano i gruppi di Milano, c'erano i gruppi praticamente quelli che poi sono sfociati nel CIA, nell'individualismo, i gruppi di iniziativa anarchica, diciamo che noi non abbiamo avuto grossi rapporti, perché erano gruppi che tendevano a isolarsi. Poi se tu giri il movimento sentirai dei nomi anche di vecchi come Turroni, come Chessa, eccetera, che tenevano i contatti con questi gruppi, ma gruppi che secondo me che effettivamente erano attivi nel movimento erano i gruppi di Milano, dei GAF, che avevano cercato di allargare anche le loro posizioni, a parte Materialismo e Libertà, ma ultimamente c'erano anche i gruppi che i compagni che facevano delle ricerche sulle nuove realtà dell'anarchismo, e poi c'erano gli altri che secondo me poi non hanno assolutamente avevano assolutamente una presenza nel movimento. Dirlo adesso sembra quasi volercela, ma gli altri che agivano veramente erano i gruppi della Federazione Giovanile Anarchica. La mia storia comunque che volevo raccontare era quella di questo Pinelli, che grazie a lui si è formato questo gruppo a Savona, tramite lui, quello che ci dava, che mi aiutava, eccetera, che possiamo dire che era, ti ho detto prima, era una succursale di Milano, perché era praticamente tutto quello che stampavano me lo davano, mi provo uno, provo due, provo tre, io avevo ancora tenuti questi ciclostilati, eccetera, che a Savona non ci avevamo nulla, quindi con quel materiale lì siamo riusciti a diffondere. Sai che prima eravamo 3-4 compagni, e poi, anche, c'è da dire che era anche il momento del 68, però nel poco tempo sono arrivati studenti, te lo dicevo prima, sia dal liceo artistico sia dal liceo classico, gente che già per esempio conosceva le idee, sono venuti avanti altri compagni. Quindi il movimento è sorto grazie al movimento a Savona, grazie a Pino Pinelli, insomma, perché poi è lui che mi dava tutto, mi preparava tutta la documentazione, sapeva che io arrivavo, stupendo. Con questo motorino in effetti è quasi una figura che io ricordo persino un po' con malinconia, questa figura di quest'uomo con questo motorino, questo compagno che mi accompagna, perché con un motorino ci appoggiavamo i fascicoli pesanti, eccetera, sia mi viene a prendere sia mi accompagna alla stazione. Tutto quello che avevo detto, questo l'ho detto anche alle figlie che hanno voluto appunto venire. Hanno voluto che io andassi poi a dirlo alla Licia, è stata anche una bella serata quella lì. Tutto qui, Roberto.